Se trovo una cesta leggendaria, il video finisce. Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporto a un creatore, inserite il codice creatore forte così come lo vedete scritto a schermo, accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo nella zona di Lazy Lake per tentare la sfida di oggi, che se trovo una chest leggendaria il video finisce. Beh, la chest leggendaria ragazzi sapete cosa sono, quindi è inutile che me le metta a spiegare. Le chest in cui trovi armi epiche leggendarie. Vabbè, l'ho spiegato. Comunque, tralasciando questa cosa, io volevo dirvi ragazzi che io la sfida l'avevo già provata. Aia, mi ha fatto un po' male, ma va bene. La ricarico magari, non lo so, su TikTok, su un social del genere. Quindi mi raccomando ragazzi, seguitemi anche su TikTok, che ci fa piacere. Lo trovate in descrizione tutti i miei social, tra cui tra l'altro anche il sito Viola, dove faccio streaming ragazzi ogni sera. Startiamo intorno alle 8:30, 9. Quindi ragazzi, se volete aggiungervi, giochiamo a Fortnite assieme e tanti altri giochi ragazzi, facendo Zone War, qualche volta facciamo anche Gun Game. Insomma ragazzi, vi aspetto, ci possiamo divertire davvero molto assieme. Rip per te man, scusami, questo però mi interessa. E raga, dobbiamo stare attenti alle chest. Io comunque voglio giocare normalmente, non voglio evitarle le chest, magari più verso la fine del game. Però per ora ragazzi sono necessarie, perché ci servono tra l'altro scudi che sto vedendo il gioco non è molto propenso a darci. Oh niente raga, ma è scandaloso. Dai, siamo a 3-4 chest prese. Guardate che si stanno fightando, c'è un po' di gente allesi. Ah, finalmente scudi piccoli, ok. Ok, beviamoci un po' di scudetti. Tra l'altro sta skin gratis del PSN è veramente molto molto carina ragazzi. È andato via. Prego prego, per cucchia 1 euro. Non preoccupate signora, offerta del giorno buona. Eppure io avrei accettato un'offerta del genere. Allora raga, per cucchia 1 euro, cioè. Qui pure salutato, potrebbe darsi che in zona ci potrebbe essere qualcuno, no idea guys. Ah, ma questi sono proprio aspirapolvere, mamma mia. Non hanno lasciato una chest, scandalosi. Va bene, ok, andiamocene raga. Carichiamo tutto. Veramente, non posso aver fatto così schifo. Ah, sta arrivando qualcun altro. Agente Elite, man. Va bene, l'agente Elite ce l'ho pure io, tranquillo. Quindi è utile che te sbatti, frate. Questo è un simpaticone che si crede molto forte. Vai, vai, man. Tranquillo, tranquillo, vai. Guarda, allora, vi spiego, ragazzi. Questo è semplicemente un tipo che si crede un figo, ma non sa giocare seriamente. Cioè, si fa chiudere, veramente. Cioè, si fa bloccare da cose veramente stupide. Veramente da cose stupidissime. Io non so tu come non sia ancora morto. Guarda, sul serio, fra. Molto scandaloso. Ecco, fatto, semplice. Cioè dico, ma come giochi, fra? Boh, tutto figo, tutto editare. Frate, gioca. Cioè, non è difficile. Le Zone War mi hanno insegnato qualcosa. Tutte le Zone War che sto facendo con voi ragazzi, con voi fan, ragazzi, ogni sera in live mi stanno insegnando qualcosa. Grazie a tutti. Mi raccomando, sempre nel sito Viola in descrizione potete iniziare a seguirmi, così ci becchiamo ogni sera per giocare assieme. Basta con le marchette, ok? Vediamo se qui trovo qualche chest, ragazzi. Epica. No, eh? Questa è una chest epica? Mamma mia, che panico, sembrava di sì. Vabbè, qui invece non ci stanno, ok. Per un secondo ero convinto che quella fosse una chest epica. Mi stavo già dicendo no, rip, perché l'ho guardata. The Agency, ci diamo una controllatina, che dite? The Agency, una controllatina non fa mai male. Ah, ma c'è qualcuno, ecco. Infatti sentivo qualcuno che camminava, che sparava. Bravo, te la sei lanciata da solo. Qua, fra, sei veramente un pro player, fattelo dire. Mamma mia. Oh, oh, però la granata non so dov'è. Ok, fatemi risalire che sta arrivando qualcun altro. Non voglio stare in low ground quando questo tipo arriverà. No, no, sono in low ground. E si è messo sulla mia testa. Che cosa divertente. Ah, ma quanta gente ci sta? Ciao, elicottero. Ah, la safe. Ah, bello. Niente? Ok. Ok. Bello stare nell'angolo di The Agency chiuso dalla safe. Cado perché The Agency avrei dovuto dare una controllatina migliore, specialmente per vedere se stava ancora la drum gun o una minigun. Lo sapete che io sono innamorato della minigun. Però ok, va bene, non fa nulla. Ah, minigun. Che cosa divertente. Mamma mia, come sei divertente. Vabbè, facciamo stare. Vabbè, questo c'aveva...
È la miseria, fra. Come sei morto non lo so manch'io. Se c'avevi sta roba, cioè, saresti dovuto essere, non lo so, ninja. E dovrebbe starci pure qua due chest normali. Quasi quasi ce le apriamo, che dite? O ci andiamo a fare da prima questi? Ma che ci frega, ragazzi, sinceramente. No! Ok che la kill era tua. Ok che la kill era tua. Ma questa è infamia, fra. Questa è proprio infamia. Vabbè, fra, ciao. Cioè, ti sei fatto eliminare da io che stavo al piano terra spammando di con una minigun. E fatemi vedere invece qua sotto. Niente. Vabbè, chest pure anche questa normale. Strano che non ho trovato leggendarie, eh. Strano veramente, questa pure è normale. Ma l'RNG ci sta aiutando in questa sfida. Va bene, ho due jump, ragazzi, la devo utilizzare. Non voglio subire danni perché non voglio sprecare floppe. Un'altra cesta normale. Oh, niente, raga, niente. Ci sta provando con tutto il cuore, niente proprio. Oh, oh, questo mi serve però. Io ci ho messo il mio per trovarla. Ci possiamo ancora trovarla Pleasant, se proprio nessuno l'ha presa, voglio dire. Vale anche se l'hanno già aperta, cioè se io la vedo e sta già aperta, e comunque trovarla. Però io ho seri dubbi che non la troveremo manco aperta. Vediamo un po', raga. Devo un attimo capire come e dove si stanno fightando. Là sopra l'ho visto il tipo, ah, però c'è un altro là sotto che sta a fare l'ognore. Ah, sta lasciando fightare, ho capito. Ma no, ma è entrato nel palazzo, che noi. Poi penso agli altri, dai. Vabbè, con la minigun è facile, con la minigun è molto più facile. Oh, dove cavolo è uscito quest'altro? Fra! Ma cosa? Ma dov'è? Dove eri? Dove sei? Non ti avevo manco sentito. Ma mica era quello che ho visto sotto, perché io prima avevo visto un tipo. Oh, 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 oh. No, no, non era lui, non era lui, non era lui. Questa mi è piaciuta, frate, questa mi è piaciuta. Doveva andare così, fratelli? Doveva andare così, fratelli? Fratelli, doveva andare così? Aia, infami. Stavo vedendo se c'erano... Stavo vedendo se ci fossero trappole, ma non ha senso questa cosa, perché non ci sono più le trappole. Ma che sono tornato in season 6 di testa? Qua pure un'altra cesta normale, non è epica. Dato siamo Fort Gamer. Siamo troppo Fort Gamer. Oh, arriva una cecchinata nella tempia destra e ci divertiamo. Andiamo in safe, dai, che siamo ancora in 5, eh. Non posso giocarmela in maniera gnorri, devo stare attento, raga. Ho visto un'altra cesta normale, che è questa qui. No, raga, niente, niente cesta. C'è poco da fare. Tutti zitti, tutti zitti. Questo come ti lasero, madonna, questo. Ma ci divertiamo, raga. No! Vabbè, l'ho sbagliata io, rip. Bella, fra. Sto qua comunque, sì. È inutile che vieni col rampino, tanto sto qua. Con sto tipo è inutile prendersi l'high ground, tanto mi sale. Ah, infatti. Porca miseria. A parte che abbiamo un cecchino alle spalle. Cosa non molto divertente. Ok, però, mamma mia, ragazzi, ma che OP sta cosa. Cioè, ma veramente, ma perché non la nerfano? Io ora la sto utilizzando, quindi starei dicendo forte, ma che stai a dire? Sì, ok, però raga, dai. Ma ha dello scandalo sta cosa. Aspettate che devo... Voglio portarmelo il rampino. Con cosa me lo levo? Con questo? Dai, facciamo così, non mi interessa. Non voglio giocare veramente come sto giocando. Non fa niente, me la levo, ragazzi. Vincerei sicuramente la partita con quella cosa. Non fa niente, diamo un po' di brio. Diamo un po' di brio, perché veramente non si può fare. Prego, prego, percocca un euro. Percocca un euro, Fort Gamer arriva con la percocca un euro. Attenzione, offerta inaudibile. Offerta in... Non significa niente inaudibile. Un neologismo, sto inventando le parole, ragazzi. Incredibile. No, dai, c'è qualcuno che si sta curando. No, 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 dai. Vabbè, bravo, bella per te. Oh, oh, sono 70. Sono 70, chi l'ha detto di farmelo? Dai che ha poca vita, dai che ha poca vita. Se n'è andata apposta, se n'è andata apposta perché ha poca vita. Ma è andato in safe. È andato in safe. Bella per te, dude. Ok, let's enjoy. Non mi sparare, non mi sparare, non mi sparare, non mi sparare. Mi sta sparando? Sì, ragazzi, mi sta sparando. Oh, vabbè, prova il no scoop addirittura. Mamma mia, fra. Ma che sei? Ma che vuoi fa? Ma che vuoi fa? È arrivato ninja. E posso portare a casa un game dignitoso. Dignitoso con 13 kill, non male. Singolo pubblica, sia chiaro, quindi cioè lascia un po' il tempo che trova. Però dignitoso. Il problema è che non ho sparabende, non ho flopper, quindi non posso neanche provare a giocare di resistenza. Devo andare e basta. Devo sgobbare, raga, devo sgobbare. Il rampino in questo caso non rimpiango di averlo preso.
perché è stato essenziale. Mi sarei ritrovato in un bruttissimo low ground se non l'avessi preso. Devo solo stare attento se lui magari si prende una... piccolo spot dove spararmi senza che me ne accorga. È il problema maggiore perché c'è il Barret. Lo devo per forza sparare perché ho 90 di vita e non ho cure. Quindi, capito, sarò costretto per forza a spararlo. Vediamo che fa. Ok, so la box in cui è. La box in cui è la so. Fottuto. Madò, pensavo di essere morto. Oh, GG. Ok, va bene ragazzi, altra partita per cercare la chest. Se trovo una chest leggendaria, il video finisce. Non credo che ci sarà il pericolo in realtà di trovare. No, mi stai... No, no, why you... No, 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 non è possibile.